Milù? Vieni! Ecco, ha fatto cadere la lampa. Mannaggia, Milù! Vieni qua! Io sapevo che sarebbe stata così. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, perché c'è Milù qui? A parte che l'avrete letto dal titolo. Oggi, infatti, la sto un po' intrattenendo con i crocchini. Ho dato un po' di crocchini, tanto anche ora di pranzo, quindi ci sto. Ed è nella sua cuccia morbidosa. Perché oggi farò il video tag e il mio amico peloso. In realtà volevo farlo già da un po' di tempo e vi ho chiesto su Instagram e anche qui su YouTube nella community se appunto vi sarebbe piaciuta questa idea e in tanti mi avete detto sì assolutamente fallo e mi avete lasciato un sacco di domande. Io le ho raccolte e appunto sul telefono e pian piano risponderò tutte. Anzi, risponderemo, vero Milù? Sei pronta per questo video? Fatti vedere, amore. Guarda lì, amore. Lì. Le ho dato anche la pallina. La cosa più difficile sarà tenerla, perché lei vuole sempre fare cose, vero? Fatti vedere, però. No, topina. No. Ma fatti vedere come sei bella. Con la tua nuova medaglietta. Finalmente, ragazzi, è arrivata. Vedete la sua targhetta, Milù. È arrivata con un mese di ritardo. Ma si fa così? Topa, vieni, sei pronta? Milù, tu dovresti stare qui, lo sai? In teoria, solo se vuoi, eh. Qui devi stare. Vieni. Ok, possiamo iniziare? Dai via tu, Milù. Possiamo iniziare? Le vuole giocare, figurati. Come fa impazzire quando si gira e guarda la telecamera, poi sono le luci, per dire, ma dove sono? Cosa sta succedendo? Va bene, tu gioca Milù. Intanto rispondiamo un po' alle domandine. Veramente mi piace tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo leggere le varie curiosità che avete su Milù. Iniziamo? Vai. Allora, quanti anni ha? Quanti anni hai Milù? Milù ha 2 anni e li ha compiuti il 20 settembre. Infatti è nata il 20 settembre. È vero, dopo 2 anni. E infatti è così. Cioè, nel senso, come dimensioni rimarrà così. E mi piace per questo. Ho preso per questo il bassotto. Uno dei tanti motivi è stato questo. Poi, quando l'avete presa? Allora, noi l'abbiamo presa il 29 novembre 2019. Sì, infatti farà 2 anni che sarà che è con noi. E voi direte, sì, ma lei ha 2 anni. Infatti l'abbiamo presa quando aveva 2 mesi. Solo 2 mesi e qualche giorno, e infatti è cresciuta con noi, cioè da sempre con noi, infatti penso che lei non si ricordi nemmeno dove è nata, ma cioè, si ricorda sempre di essere stata qui, diciamo, infatti, ma io la volevo proprio prendere piccola per crescerla proprio totalmente io, comunque, per farla crescere qui da noi. Poi, eravate tutti d'accordo a prenderla? Perché l'avete presa? Allora, diciamo che ho raggruppato un po' le domande per genere tipo. Allora, diciamo che eravamo sì abbastanza tutti d'accordo, in generale sì, però, vieni Topina, però diciamo che, ehi, ma Milù, dopo rispondiamo sulle domande, alle domande sul tuo caratterino, cioè ragazzi, veramente. Milù! Cioè, ma solo oggi così o... Non lo so, oggi con la telecamera l'agita. Ti agita la telecamera, amore? Comunque, stavo dicendo, sì, eravamo più o meno tutti d'accordo, anche se soprattutto io e mamma volevamo proprio un cagnolino e un bassotto in generale, cioè in particolare. Poi, perché l'avete presa? Allora, diciamo che la cosa è nata più che altro da me, nel senso che avevo proprio bisogno, sentivo proprio il bisogno di prendere un cagnolino. Non so spiegarvelo, avevo proprio bisogno di un cagnolino da amare, comunque di un animale peloso appunto, comunque da amare, da coccolare, non lo so, forse perché anche Pippo sta crescendo, vero Topa? E quindi avevo bisogno di qualcuno di piccolino in casa e poi lei, poi che è un bassotto che è super... È piccolina, più degli altri cagnolini, è vero Topina? Eh? Però perché devi fare la monella? Dillo a tutti, perché devi fare la monella? Infatti qualcuno di voi mi ha detto, mi ha chiesto, ma è brava, questa è un'altra domanda appunto, me la ricordo quindi non la leggo nemmeno, è brava Milù perché i bassotti si sa che sono un po', hanno un carattere un po' particolare, ragazzi, io non pensavo fossero così, cioè io pensavo che bassotto piccolino e tranquillo, no, proprio no, sono super vispi, vogliono sempre correre, sempre saltare, ma ragazzi è una cosa pazzesca, veramente. Poi,
anche con gli altri cani, vabbè, quella riguarda un'altra domanda che a cui risponderò dopo, però veramente hanno un caratterino assurdo. Ok, devo intrattenerla con i crocchini. Poi, l'avete comprata o presa in canile? Allora, l'abbiamo comprata, nel senso l'abbiamo presa da una ragazza. Però diciamo che è come un po' se l'avessi, cioè è come se l'avessimo salvata, perché non era tenuta bene, purtroppo. E tutti quando l'abbiamo presa era piena di pulci, non aveva fatto dei vaccini che avrebbe dovuto fare. Era un po' così, vero Topina? E invece ti abbiamo salvato. Come mi guardo? È vero Topa? Sì. Vuoi ancora crocchini? Dai, tanto fai pranzo qui oggi. Vieni. Poi, chi è sua mamma? Comunque, chi era sua mamma? E aveva fratelli o sorelle? Quindi, la sua mamma era un bassotto puro cioccolato, mentre il papà era un simil, cioè era un bassotto, ma secondo me era un incrocio tra un bassotto e un altro cagnolino, o un pincher, una cosa del genere, perché era poi era bianco e nero come colori. E fratelli e sorelle? Sì, aveva un fratello e una sorella. Che chissà, io mi domando spesso dove adesso come si chiamano e dove saranno. E sarebbe bello un giorno farli incontrare. Però sì, un fratello e una sorella. Perché femmina? Allora, perché femmina? Perché soprattutto io la volevo femmina. Perché sì, a me è sempre piaciuto il cagnolino femmina. Non lo so. Ma perché, non so, essendo io una, cioè, una ragazza, secondo me, una femmina, a me piacciono più le bambine, quindi i cagnolini femmina, tutto così, sapete, no? È normale, come il maschio, comunque l'uomo vuole il maschio, come, anche secondo me come cani di solito, non so, io preferivo avere una femminuccia, così come i bambini, no? E, perché bassotto... tutto è nato dal mondo di Patty, quindi tantissimi anni fa, e a me era piaciuto tutto, veramente tantissimo, Mati, il bassotto appunto di Patty, e quindi quando cercavo un cagnolino dicevo dai, il bassotto però, quindi ti voglio da una vita Milo, da 10 anni, anche se Mati era cioccolato, tu invece sei nera focata, quindi... Però sì, il bassotto. Poi perché è piccolino e a me piacciono, sapete, i cagnolini che rimangono per sempre piccoli. E quindi ho scelto lei. Poi, cosa vi piaceva di lei quando l'avete adottata? Allora, a me la prima cosa che mi ha colpito, vabbè, fatto già che quando doveva, appunto la padrona doveva farcela vedere, lei si era nascosta. Già da lì ho capito. Si era nascosta sotto una sedia che era lì, perché lei era fuori, anche il fatto che comunque era inverno, abitava sempre fuori. Comunque, appunto si è nascosta sotto una sedia e poi la padroncina ha detto, appunto non la trovava e poi quando ha detto, ah ma forse sotto la sedia è andata lì, l'ha tirata su ragazzi, come l'ha tirata su, che proprio ha fatto così, a parte che era piccolissima, cioè era un esserino così come un neonato, veramente piccolissima. E mi ha colpito subito, aveva due occhietti che non vi sto a spiegare, veramente bellissimi, io ho detto niente, lei. A parte che a me, lei ha colpito, cioè lei mi ha colpito tantissimo quando appunto l'ho scelta, perché, cioè quando ho visto la sua foto, ragazzi vi giuro, mi sono venute le lacrime agli occhi, cioè mi sono proprio... ho pianto, l'ho vista, perché comunque c'erano anche altri cagnolini, guardavo, l'ho vista, mi sono messa a piangere, la prima volta che avevo questa reazione con... cioè guardando poi, vale, perché avete scelto il nome Milù e chi l'ha scelto? Allora, Milù l'ho scelto io, anche se l'ha proposto mamma, mi pare, perché lei cercava i vari nomi, e lei però la voleva chiamare Nanà, a me non piaceva per niente, e invece quando ha detto Milù, ho detto basta, è Milù un nome, poi lei continuava a cercarne, così io ho detto è Milù, proprio niente, e perché? Perché boh, mi piaceva, molto non so, simpatico, carino, e niente, mi piaceva, aveva la faccia da Milù. Ha avuto difficoltà ad ambientarsi i primi giorni? Allora, abbastanza, però si è abituato abbastanza in fretta, nel senso che quando l'abbiamo portata a casa, vabbè, a parte il fatto che ragazzi... è rimasta zitta, bravissima, infatti lei, la padrona ci ha detto che lei, diversamente da sua sorella, che era molto molto monella, molto già da piccolina, adesso lei è monella però comunque grande, e... ma che... ma che amore?
Lei invece ci aveva detto, lei è tranquilla, è calma, è fantastica. Quindi i primi giorni è stata tranquillissima, dove la mettavamo stava veramente, ragazzi, un sogno. E stava, non abbaiava, era proprio perché aveva una paura tremenda. Poi pian piano, vabbè, dovevamo, ci ha messo un po' ad abituarsi a, ad esempio, fare i bisognini fuori in giardino, perché abbiamo un giardino grande, e, però, devo dire la verità, è stata bravissima, cioè si è abituata abbastanza in fretta, siamo stati molto molto fortunati. Poi, qual è il suo gioco preferito? È più giocherellona con te o con Pippo? Allora, a Pippo lo morde, no, non forte, però la mordicchia ci gioca. Perché, non lo so, forse perché Pippo gli fa troppi scherzi, non lo so, la... appunto la stuzzica un po' di più, allora lei si ribella di più verso di lui, anche se è molto 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 protettiva, perché sa comunque che è il più, cioè che è il piccolino di casa. E però il suo gioco preferito è la palla, assolutamente, è troppa, è la palla proprio il suo gioco preferito. Poi è brava, appunto la domanda a cui ho risposto prima, allora è brava, cioè ci poteva andare molto molto peggio. Però ha il suo caratterino, cioè ha dei momenti in cui è euforica, deve far tutto lei, dei momenti in cui è tranquillissima e non la senti proprio, non ci accorgiamo dove sia. Però no, è brava, molto brava. E coccolona? Sì, molto. Cioè lei deve sempre avere le coccole, mamma mia. Però no, non sempre, scusate, quando vuole lei. Cioè, di solito l'80% del tempo vorrebbe le coccole, infatti noi ci mettiamo lì sul divano, anche su Instagram condivido delle stories in cui la coccolo e tutto. Però con la giocherellona mordicchia un po', però quando non vuole niente, cioè non bisogna toccarla, sennò cioè, te lo fa capire. Ecco, adesso vuole giocare, ad esempio. Poi morde, usate la museruola mai usata, perché comunque non abbiamo avuto l'occasione, cioè non c'è stata occasione in cui lei sia stata violenta, per fortuna. E, morde, sì, mordicchia, aia, come in questo caso, Milu. Però la cosa carina è che lei quando morde, a noi ovviamente, agli altri non li morde, alle altre persone diciamo più strane, anche se non le può vedere, cioè lei vorrebbe stare solo con noi 24 ore su 24 tutti i giorni e non vedere nessun altro. E, però quando mordicchia lo fa piano, cioè senti proprio che non vuole farti male. È vero amore che non vuoi farci male, più o meno. È tranquilla la notte? Ecco, sulla notte mi avete fatto un po' di domande. È molto tranquilla. Lei assolutamente, cioè non la sentiamo. Lei dorme in una... appunto dorme in cucina giù, nella sua cuccia, ed è tranquilla, cioè non si sente. E dove dorme appunto? In cucina, al suo angolino con tutto, il ciotolino, l'acqua e la sua cuccia. E poi mi avete detto se, chiesto se dorme con me. No, ma... adesso mi collego a un'altra domanda, in quest'ultimo periodo sì. Perché? Perché in tanti in realtà, appunto, state, cioè, avete notato che non sto dicendo i nomi perché in realtà avete, cioè alcune persone hanno fatto le stesse domande, quindi mi sembra non tanto giusto nominare una persona rispetto a un'altra e l'ho raggruppato un po'. E, un'altra domanda che avete fatto in molti è stata, l'avete sterilizzata? Allora sì, ultimamente a inizio ottobre e l'aveva sterilizzata, perché il veterinario comunque ce l'ha consigliato, sia per lei, per proteggerla, per da eventuali tumori che appunto possono venire, ad esempio alle ovaie, e quindi l'abbiamo sterilizzata. Mi sembrava una cosa brutta nei suoi confronti farle fare dei cuccioli per poi allontanarli e portarli via, perché comunque io non le avrei tenute, a me piace avere un cane e basta. E infatti anche questa è un'altra domanda che avete fatto, se vorrei un altro cane insieme a Milù. No, a me, per me è così, per me bisogna avere un, nel mio caso ovviamente, un cane alla volta. Non lo so, non chiedetemi il perché, però così. Quindi l'abbiamo sterilizzata, è stata abbastanza tosta, soprattutto il giorno in cui l'ho dovuta portare insieme a mamma dal veterinario per appunto farla addormentare. Allora, è stato bruttissimo. Cosa vuoi amore? Tieni. È stato bruttissimo vederla lì che, con l'anestesia che si addormentava, vi giuro ragazzi, strattendo io avevo le lacrime, non la guardavo, ero così. E, però so che l'ho fatto per il suo bene e boh, alla fine è andato tutto bene per fortuna. E tra l'altro in questi giorni, dato che adesso ho svelato questa cosa, appunto che l'abbiamo fatta sterilizzare, perché io sono un po' scaramantica e non dico le cose subito, ma dopo, una volta che sono andate bene tutto.
E vi metto su Instagram, quindi seguitemi, delle foto di lei in body, perché l'ho dovuto mettere un body mio, sia mio che di mio fratello, perché appunto lì ovviamente li cambiavamo, di quando eravamo piccolini, per coprire la ferita. È vero, Topa. Perché non il veterinario ci ha consigliato di utilizzare il body e non il collare, quello all'inglese, diciamo. E quindi era col body, ragazzi, è bellissima, vi condivido delle foto in questi giorni. Milu, allora, rispondiamo altre domandine su di te, ora quante te ne hanno fatte? Allora, ama stare al guinzaglio? Ti piace, amore, stare al guinzaglio a fare le passeggiate? Sì, a lei piace tantissimo, veramente, fare le passeggiate adora, proprio quando... Già, lei capisce quando mi metto una borsetta che uso solo per fare le passeggiate con lei, lei capisce subito, collega, ed è contentissima. È vero, amore? E poi appunto non la libero perché... Allora, qui ci sono dei campi vicino a me, però non la libero perché... Ho paura che non torni, o comunque che senta qualcosa, si spaventa e va via. E quindi niente. Però ovviamente ho il guinzaglio quello lì allungabile, quindi che si allunga tantissimo, quindi le lascio molto molto, cioè molto molto spazio per camminare e passeggiare. Intanto è salita sul letto di mio fratello, ma va bene. Le piace l'acqua? No. A Milo proprio non piace l'acqua, assolutamente, infatti al mare, la avvicina un po' alla riva, niente, ma appena vede l'acqua che arriva non le piace. Eppure l'abbiamo portata, ok, non è caduta Milo, wow, bravo! L'abbiamo portata, cioè che aveva meno di un anno al mare la prima volta, quindi diciamo che ci è andata da piccola, ma niente, non le piace l'acqua. Nemmeno quando deve fare il bagnetto, è vero che non ti piace l'acqua, però poi se lo fa fare, perché è brava Milo. Amore, vieni da papà. Poi, sarebbe gelosa con un altro cane? Appunto, vorresti prendere un altro cane? Ho risposto prima no. Ed è affettuosa con gli altri cani? Allora, sarebbe gelosa? Sì, assolutamente. Lei è un cagnolino, cioè sto dicendo una persona, perché per me è una persona. È veramente molto gelosa. Molto gelosa di noi, è possessiva estremamente. E quindi con un altro cane assolutamente sarebbe una cosa ingestibile, secondo me. E, è affettuosa con gli altri cani? Sì. Sì, però anche tanto la cosa di sfida, soprattutto con i cani più grandi, quindi lei quando vede un pitbull, ad esempio al mare ci è capitato due volte, è vero che volevi sfidare un pitbull, ragazzi, cioè il pitbull stava bravo, bravo, e lei invece era lì tutta che gli ringhiava, cosa devi fare? Perché i bassotti hanno queste cose, pensano di essere i più forti del mondo, di essere dei leoni, quindi si mettono anche contro dei cani enormi, però vabbè, è il loro carattere. Allora, proviamo a continuare se non fa altri danni. Mi avete fatto tantissime domande sulla sua alimentazione. È vero, Milo mangerebbe di tutto. Infatti mi avete detto, mi avete chiesto se è golosa e varie cose. Allora, mangia frutta o verdura? Allora, voi dovete capire che lei mangerebbe di tutto. Dico mangerebbe perché ovviamente io la controllo, le do i crocchini, i croccantini. Nei giusti grammi, tutto, sono molto attenta su questa cosa. Voglio farla mangiare bene e quello che le dosi che deve mangiare. Quindi frutta e verdura non gliela do. Quante volte mangia? 3 volte al giorno, quindi fa colazione, pranzo e cena. È schizzinosa o mangia tutto? Figurati, Milo mangerà, cioè mangia tutto, tutto quello che trova e mangia senza problemi. Mangia solo croccantini o anche quello che mangiate voi? Allora, io cerco di darle solo croccantini. Però ci sono i miei che a volte le danno anche qualcosina che mangiamo noi. A me dà fastidio questa cosa, però. Quindi prettamente ai croccantini. E di cosa è più golosa, ragazzi, quando sente l'odore della cioccolata? Non potete fermarla. Cioè, veramente, quando sente l'odore della cioccolata, ovviamente non gliela do, però di quello è attratta tantissimo. Dalla cioccolata, appunto. E di cosa è più golosa? In realtà, vabbè, quando le diamo il patè a volte, cioè il patè è pesantissimo, soprattutto quello al manzo. Una sua stranezza, Milu ne ha tantissime di stranezze, perché i bassotti sono veramente strani, sia fisicamente che proprio per quanto riguarda il carattere. Ma una sua stranezza è il fatto che è pazza, cioè all'improvviso le si mette a fare la pazza. Ad esempio sul divano inizia, e non pensavo che fossero così bassotti, poi almeno lei è così, inizia ad andare avanti e indietro sul divano, ma ragazzi ad una velocità estrema, veramente va avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, finché poi inizia a tossire, perché ovviamente le viene il fiatone, ragazzi, però, vi giuro, la prima volta che faceva queste cose dicevo, ma è tutto normale, cioè,
è stranissima. E anche come cammina, ragazzi, cammina tutta troppo strana. Poi, hai mai visto che si infilava da qualche parte, da una parte in una parte pericolosa? O hai paura che succeda? È successo assolutamente. Soprattutto, adesso sei calmata? Beh, i crocchini fanno effetto. Ragazzi, allora, praticamente nel nostro giardino a volte ci sono dei ricci, ok? Cosa succede? Che lei da dentro casa li sente, allora abbaia per dirci che vuole uscire. Noi l'apriamo, esce. Una sera, appunto, c'era un riccio, è andata subito vicino all'orto. Sentiamo che piange, cioè che grida proprio. Allora usciamo subito e la vediamo lì con sto riccio, perché ovviamente si pungeva e aveva male, ma lei continuava a mordere questo riccio e lì ha avuto veramente paura. Ma la volta che ho avuto più paura in assoluto è stata in vacanza l'anno scorso, quindi primo suo anno di vacanza. Praticamente avevamo un giardino, nella casa che avevamo affittato c'era un giardino enorme, ero fuori con lei, vedo che inizia a correre, non so se aveva visto un gatto, non lo so, parte, corre, a un certo punto vedo che fa un salto in basso e non la vedo più, lì ho avuto terrore, ma veramente terrore, ho detto, ma qui, poi non conoscendo la zona, qui c'è un dirupo, non lo so, non voglio guardare, sono andata lì, ho guardato così, invece era basso per fortuna, però non riusciva tanto a risalire. Ragazzi, ho avuto paurissima, anche perché appunto è spericolata e ho paura che si cacci dai guai. Poi, ultima domanda, ne avrei altre, però il video viene troppo lungo, che rapporto hai con Milù? Concludiamo in bellezza, amore. Allora, per me Milù, lo dico sempre, non è un cane, ma è mia sorella. Per me lei è una sorella perché sì, anche perché quando l'ho presa vi ho detto che avevo bisogno di lei, anche perché stavo vivendo un po' un periodo buio, diciamo, e lei è proprio stato il raggio di sole, il raggio di luce che mi serviva proprio. E quindi con lei è un rapporto bellissimo, per me appunto è una sorella, la tratto come una sorella. E ci coccoliamo, le parlo anche perché è la sorella, io dico sempre che è la sorella che non ho mai avuto e però che volevo tanto, e quindi eccola qua, amore. Allora, com'è andato questo video? Ora avviciniamoci un po' così ti fai vedere bene. Dai, ti è piaciuto? Com'è andato? Ma sì, ha mangiato, quindi ha mangiato e giocato, è vero, dopo. Quindi speriamo che questo video vi sia piaciuto, saluta a tutti, amore. E dite con la zampina. E mettetemi qua sotto nei commenti se anche voi avete un cagnolino. E in particolare se avete un bassotto e com'è come carattere. Quindi se è simile a Milù oppure se è molto diversa. O diverso. E niente, io veramente spero che vi abbiamo tenuto compagnia. Io e la mia topina. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Saluta! Ciao!